soffrire. Credo che la doppia finale col Casino Salisburgo, da questo punto di vista, sia l'emblema della sofferenza. Perché se c'era un modo da film con cui Walter Zenga e Riccardo Ferri potevano salutare San Siro, è proprio quella doppia finale. Walter, in particolare, fa qualcosa di incredibile. E poi arriva una coppa importantissima e forse insperata a un certo punto della stagione. Sì, ricordo ancora nella memoria proprio ben impresso il palo colpito dal Casino Salisburgo nella partita di ritorno dopo il gol di Jonk, che ci aveva gelato per un momento il sangue. Poi chiaramente l'urlo liberatorio della conquista, perché andava a segnare, diciamo così, a ribaltare una stagione che fino ad allora aveva creato grandissime problematiche, aveva segnato, come dicevamo prima, una stagione nel quale forse è il punto più basso del campionato della storia nerazzurra. Bergkamp e Jonk, due giocatori anche lì particolarissimi. In Italia forse è andato meglio Wim, almeno in campionato, però potevano dare molto di più. Bergkamp poi si è visto chi e che cosa era in Inghilterra. Sì, vale un po' il discorso fatto per Darko Panchev. Due giocatori che hanno, in questo caso più per Dennis Bergkamp, grandissime difficoltà nell'adattarsi al nostro stile, alla nostra cultura. Lui aveva delle qualità incredibili, penso forse tecnicamente uno dei giocatori più forti in assoluto, l'abbiamo visto poi, come dicevi, negli anni di Londra all'Arsenal. Però chiaramente andava a fase alterna, non riusciva praticamente a prendere in mano la squadra, probabilmente ancora all'età giovane non glielo permetteva, però di sicuro non era, diciamo così, un giocatore di poca qualità. Io l'ho visto fare delle cose in allenamento che le ho viste veramente a pochi. Giocatore fisico, giocatore veloce, era il prototipo del giocatore perfetto, se poteva dire. Dispiace non averlo potuto vedere nel suo massimo splendore qua in Italia. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.